Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. E buongiorno a Claudio Borghi Aquilini, che dovrebbe essere in collegamento con noi. Claudio, buongiorno. Buongiorno. Allora, a sorpresa, perché stamattina correndo io come un matto e tu ancora di più, non ci siamo neanche accordati un minimo sugli argomenti, ma la scuola di magia è sempre sorprendente, quindi lascio a te di indicarci quale sarà l'oggetto della trasmissione di oggi. Intanto velocissimamente do conto dell'apertura dell'agenzia ANSA: in questo momento deraglia un treno in Olanda, un morto e 30 feriti. Scontro con una gru accaduto vicino al villaggio di Voorschoten tra L'Aia e Amsterdam. Il secondo titolo è tutto per Trump. Capi d'accusa contro di lui, 34, il primo ex presidente americano a finire sotto inchiesta penale. 34 capi d'accusa da una pornostar, mi sembra una roba che faccio fatica a comprendere al volo, così, istintivamente. E poi Ocean... è stata una nottata pazzesca, che il vulcano Krakatoa in confronto era... Una nottata memorabile. Come minimo, Ocean Viking a Salerno, a bordo 92 migranti. Tratti in salvo nei giorni scorsi al largo della Libia. E qui torniamo a un altro capitolo di trista attualità. Sono i tre titoli d'apertura dell'agenzia ANSA. Attacco russo con droni da sud, colpito il porto di Odessa. L'esercito russo ha sferrato nella notte un attacco con droni. L'aeronautica militare ucraina ne avrebbe abbattuti 14. Giusto per stare allegri sul fronte della guerra. Claudio, lascio a te subito la parola. No, beh, allora scusa, l'argomento della giornata invece della magia della giornata sarà la magia del PNRR. No, questo è un argomento che abbiamo sfiorato stamani in rassegna stampa, più che sfiorato ne abbiamo parlato stamani. Appunto, cosa proprio succede? Proprio perché se ne discute, poi ne ha parlato anche ieri sera su Rai 2 a Restart, no, con una simpaticissima Appendino che quindi se l'ideona del 5 Stelle per recuperare consenso è affidata alla signora Appendino, siamo messi molto bene, perché rinverdisce, diciamo così, gli aspetti di simpatia del primo 5 Stelle. Intanto, no? Mi pare che in Friuli 5 Stelle e effetto Schlein abbiano prodotto un bel risultato. Sì, infatti è stato entusiasmante vedere la nuova grande alleanza, no, fra PD e Movimento 5 Stelle, come viene apprezzato dagli elettori. Sono riusciti a prendere, se non mi ricordo male, 35 punti di distacco dal centrodestra, dove peraltro si rileva che come direi chi ha persino più anni di me di Lega di militanza, no, può rilevare ogni volta che viene data per morta la Lega. Invece stranamente si scopre che non è così, quindi Lega primo partito in Friuli, ricordiamo che insomma le politiche socialità arriva al 30%, la Lega al 10%, ecco, insomma, quindi evidentemente le cose non sono esattamente come ce la raccontano, e fortunatamente, insomma, mi verrebbe a dire che qualche sforzo sta venendo probabilmente notato, sia dal punto di vista del partito, sia dal punto di vista ovviamente del governatore uscente Fedriga, che ha ottenuto con la sua lista un ottimo risultato anche in quel caso. Quindi se sommiamo i voti della Lega e i voti della lista Fedriga, viene fuori una roba che si avvicina, insomma, al 40%, ecco, non è poco. I partitini antisistema per una volta hanno riuscito a mettersi d'accordo e a unirsi tutti assieme in un'unica singola, quindi da Italexit fino ai gilet arancioni di Pappalardo e compagnia bella. Sono stati piuttosto sfortunati, devo dire, perché sono arrivati a pochi centesimi dalla soglia di sbarramento, ma in ogni caso anche tutti assieme rimangono fuori dal Consiglio regionale, così come Azione, Italia Viva, no, e compagnia bella. Quindi praticamente in Consiglio regionale entrano soltanto centrodestra e centrosinistra. Direi che insomma il risultato non è stato affatto male, ed è uno stimolo per continuare a procedere. E per continuare a procedere bisogna farlo seriamente. E qui arriviamo, sì, al nostro famoso e famigerato PNRR. Allora,
cosa c'è di magico in questa cosa? Beh, è molto semplice. Se vi ricordate, aveva fatto il mago della pioggia Conte, aveva fatto piovere banconote. Ve lo ricordate il famoso, la famosa prima pagina del Fatto Quotidiano dove c'era Conte che rideva e chiedevano i soldi? Sì, qua... era bellissima. Certo, ripresa con voce tremante dall'entusiasmo da parte della Mirta Merlino, no? E mi ricordo l'anno dopo guardavo e dice che era cacciato con una biscia, no? Perché sapevo come sarebbe andata a finire, insomma, bene o male voi che mi seguite, no? Sapete che non è che ho cambiato opinione nell'ultimo periodo, ho sempre detto che questa era una fregatura e quindi il giorno dopo della fregatura vedere quelle robe lì non ero contentissimo. E c'era la Mirta Merlino che diceva, e so, di questa volta sono tanti, no, cioè proprio aveva la voce rotta dall'emozione, diceva meno male, finalmente adesso piovono soldi, ecco. Non piovono soldi, purtroppo hanno le cose che sono piovute in questo momento sono gli accidenti dei vari sindaci d'Italia, no? Perché tutti, una volta illusi dalla pioggia di soldi, ovviamente hanno detto che ma vuoi che non piovono un po' a casa mia, no? di questi soldi. Dopo anni che ogni sindaco e ogni assessore ha sempre dovuto avere a che fare con tagli, cose che non si potevano fare, no? Il seminario ha detto questa volta buono. E quindi via a partire con i progetti più strampalati, no? Del PNRR, perché ricordiamo che ovviamente tutto doveva essere inclusivo, green, equanime, l'uguaglianza, no? Cose di questo tipo. Per cui ogni comune in Italia si è messo lì a fabbricare o a fare progetti per qualcosa che, siamo sinceri, il 99% dei casi può anche essere che non fosse essenziale. Cioè, se il comune di Viggiù parte con il Museo del Taleggio, sparo a casa, ovviamente non credo che Comune di Viggiù abbia messo famoso peraltro per i pompieri abbia messo in circolo il Museo del Taleggio per far capire cose che tutto sommato però con nomi diversi sono state realizzati o pensati in diversi comuni. Non dico che non sia che sia un disastro avere un museo del Taleggio, anzi, nobilissimo prodotto caseario, però non credo che cambieranno i destini del mondo e soprattutto diciamo che nelle priorità forse in Italia magari abbassare le tasse, per esempio, potrebbe essere un'idea migliore, ecco, rispetto che fare un'opera tanto per fare, no? Oltretutto ho tenuto presente che le opere tanto per fare poi vanno manutenute. E se io prendo e da un bilancio del comune che già normalmente è tirato, questo costruisce, che ne so, una rampa di lancio per missili e poi dopo non ci sono le persone per farla andare, no? Così questo tipo non si capisce bene che senso potesse avere. Però detto questo, il comune, una volta partito con il Museo del Taleggio, si rende conto che è un casino, perché l'Unione Europea richiede 2000 adempimenti, richiede che siano rendicontate delle cose, delle situazioni assimilate, tali per cui un piccolo comune spesso e volentieri non ce la fa, ma non ce la fa neanche a capire che diamine vogliono, no? Sul tipo di opera che c'era. Poi i costi stranamente sono lievitati, no? Perché ovviamente è partita l'inflazione, sono partite le materie prime e così via, e con orrore si scopre che quell'opera che sulla carta costava 100 invece costa 150. E uno dice che facciamo? Noi mica ce l'abbiamo 50, no? per raggiungere. A quel punto si chiede l'integrazione, ma l'integrazione magari non arriva. E allora a quel punto quello che sembrava essere una fenomenata
rischia di essere in, nel migliore dei casi una roba che si va ad aggiungere fra le tantissime robe iniziate e non finite che ci sono in Italia, e se va male si rivela un incubo, perché dopo aver speso i soldi e no, così via, se l'opera non viene fatta, una delle caratteristiche del PNRR è che vogliono i soldi indietro. E quindi stranamente quello che sembrava veramente una grande idea, dai che si spende, no, così, questo tipo, si rivela un disastro. Ma se questo è l'incubo del piccolo comune, io da economista devo vedere invece che cosa succede a monte, vale a dire, ma è una cosa che conviene allo Stato oppure no? Perché se ci dessero 200 miliardi, uno dice, vabbè, piuttosto che metto la frusta a tutti i contabili, i ragionieri o gli ingegneri d'Italia, come dice Mattarella, la stanga, no? Questa bellissima immagine bucolica, no? De Gasperiani. Come tanti belli animali. Esatto, sì, no? Mettiamoci alla stanga, no? A tirare, come se lo facesse lui poi. E vabbè, però uno dice, insomma, va fatto perché insomma. Ma vediamo un attimino dal punto di vista economico come funziona questa cosa, perché se no non capiamo. Allora, ricordo che il PNRR è diviso in due parti, la parte a fondo perduto e la parte a prestito. Cominciamo con la parte a fondo perduto, che è quella più ingannevole, no? Perché uno dice, ma sono a fondo perduto, saresti scemo a non utilizzarli, no? Te le regalano. No, ricordiamo che non ce le regalano. Come funziona la parte a fondo perduto? L'Unione Europea si indebita. Quindi è il solito debito pubblico brutto, quindi vale a dire che c'è qualcuno che compra delle obbligazioni emesse dall'Unione Europea, perché l'Unione Europea in sé per sé non stampa soldi, quella che stampa soldi è la Banca Centrale Europea. E se l'Unione Europea si procura i soldi vendendo delle obbligazioni, quindi come fossero dei BTP, raccoglie questi soldi li sparge ai diversi paesi dell'Unione Europea che hanno, diciamo, per la quota a fondo perduto, quella che prendono tutti in buona sostanza, come vengono ripagati? Beh, con le quote annuali che si ripagano per il funzionamento dell'Unione Europea. Quindi è una specie di mutuo contratto dall'Unione Europea per conto nostro, e noi ripagheremo con le rate del mutuo. Quindi ho perduto un tubo, cioè, è semplicemente una parte, diciamo, di finanziamento che viene ripagato con il bilancio dell'Unione Europea, bilancio a cui noi partecipiamo per circa il 20%. Cos'è l'unica diciamo, aspetto di lieve vantaggio della parte a fondo perduto rispetto al resto? Beh, che nell'allocazione di questa parte a fondo perduto rispetto alla solita fregatura, vale a dire noi normalmente per il privilegio di partecipare all'Unione Europea paghiamo 10 e riceviamo in fondi europei circa 7, 7, 8 a seconda degli anni, in questo caso siamo leggermente favoriti sull'allocazione, quindi in teoria su questa parte riceviamo un po' di più di quello che mettiamo, ma nel complesso rimarremo sempre contributori netti, semplicemente invece di mettere 10 e ricevere 7, prossimo giro si mette 20 e si riceve 18. Quindi in una maniera o nell'altra la proporzione, diciamo, fra quello che metti e quello che incassi risulta lievemente più favorevole a noi, anche se in ogni caso paghiamo di più di quello che mettiamo, ma la cosa che io ho sempre detto devastante è che aumenta la parte intermediata dall'Unione Europea. Mentre se io, come adesso, metto 10 e incasso 7, no?
Dall'altra parte è vero, metto 20 e incasso 18, ma questo, su questo 20 io non ho nessun tipo di controllo, perché decide l'Unione Europea che cosa vogliamo fare, controlla l'Unione Europea e spesso e volentieri, come abbiamo visto, sono delle robe che non servono. Quindi sono soldi in meno che io posso avere a disposizione eventualmente per fare delle robe che magari servono di più, tipo assumere gente dove servono, tipo intervenire nell'economia quando ci sono delle questioni strategiche, tipo abbassare le tasse, no? E segnali. Ecco, questo non lo posso fare perché intermediato dall'Unione Europea ci dice che questi soldi devono essere utilizzati per questo o per quest'altro. Chi mai non vorrebbe essere quello che decide come spendono i soldi, no? Cioè noi praticamente stiamo dando mano libera a uno per decidere che cosa fare a casa nostra. Quindi già così, anche solo per la parte a fondo perduto, dal mio punto di vista non è certamente stato un affare per l'Italia. Infatti tante volte, anche prima del PNRR, quando mi si diceva: ma scusa, noi al momento con l'Unione Europea paghiamo 10 e incassiamo 7, no? come fondi europei, stante le consuete iperdifficoltà, no? Nel usare i fondi europei che sono dei bandi lunari, no? E così via. Io ogni volta ho detto: ma sentite, ma purtroppo, pur che non ci rompiate le palle, ma se vi diamo 3 e basta? Cioè, invece che io ti do 10 e poi tu mi dai 7 con le tue condizioni, ma facciamo che ti do 3, tu non mi devi più rompere le balle, io faccio come voglio per il resto, no? Ovviamente purtroppo così non funziona e il PNRR aumenta questa forbice. Adesso arriviamo alla parte a prestito, che quella è la cosa più incredibile. La parte a prestito, oltre a funzionare esattamente come gli altri modi, è un debito diretto che noi abbiamo nei confronti dell'Unione Europea. Quindi il meccanismo gira grosso modo come la parte di su fondi produttivi, ma invece di girare sul bilancio dell'Unione Europea, l'Unione Europea prende a prestito i soldi per nostro conto e ce li gira, no? E noi ripaghiamo l'Unione Europea. Quindi invece di essere debitori nei confronti il risparmiatore, no? Quindi quando, com'è che normalmente lo Stato si finanzia? Si finanzia, lo sapete, vendendo titoli di Stato. Sì. Quindi lo Stato va sul mercato, vende i suoi titoli di Stato, il risparmiatore lo compra e a quel punto lo Stato è debitore nei confronti del detentore del titolo. Ecco, in questo caso noi andiamo a essere debitori nei confronti dell'Unione Europea e l'intera somma ricavata, no, con questo debito decide l'Unione Europea come spenderla. Quindi pensate, cioè splendido, io vado in banca, no? Chiedo un prestito, la banca mi accorda un prestito e sulle condizioni poi ne parliamo, la banca mi accorda un prestito e però deciderei come io lo spendo. Il conte Oliver avrebbe detto un affarone. Ma sì, ma la farone. Guardi, buongiorno cara banca, sto andando, sarei qui perché vorrei un mutuo, perché, un mutuo, bene, quindi vuoi comprare la casa? Sì, ha già individuato la casa, sì, guardi, ci sarebbe questo appartamento in via delle Rose 32, terzo piano, va bene. No. Allora, lei, io glielo faccio il mutuo, ma lei prende questo scantinato in via dei Mulini 43, così questo tipo. Ma no, ma io volevo quella là. No, non ci pensi nemmeno. Ma si crede di essere. Sono io che le do i soldi e sono io che decido cosa devi fare, no? Ma sì, ma non è che me li sto dando, li sto prendendo a prestito, è un contratto di mutuo, fanno tutti così. No, non si discute, le cose vengono fatte così. Ah, mi raccomando, e se lei poi ovviamente non si comporta bene, no, nell'appartamento, se non lo pulisce ogni giorno, no, e questo tipo riprende indietro tutti i soldi, finisco a metà, no, e così questo tipo, e poi mi deve fare ogni giorno rendicontazione di quello che ha fatto, e così via. A quel punto normalmente uno scappa fuori dalla banca gridando: ah, stavo dicendo, questi sono matti, datemi una banca normale. Ecco,
Invece Conte ovviamente era troppo occupato a fare i baciamano, no, con la Merkel e i similari, e troppo desideroso di tornare a casa per fare il pavone dicendo che aveva preso 200 miliardi, che non sa e non sapeva e non aveva visto le condizioni. Per cui chi dice riorientiamo di qui, spostiamo di là, è una roba che non si può fare. È un tentativo di cercare di migliorare, no? Dicendo sentite, guardate, forse il Conte Oliver lì ha fatto un piccolo errore, no? Cioè, mandano Alan Ford, no, a ricontrastare, no? Dicendo Bob Rock, dicendo, ecco, un Bob Rock tirano, no, non sempre funziona, mi pare di ricordare, no? Che insomma, meglio Otto Grunf, diciamo così, giusto per rimanere in argomento. Esatto. Poi vedi che quelli, i giovani non capiscono che cosa stiamo dicendo. No, siamo, no? Proprio boomer, ma più boomer di così si muore. Altro... Comunque, sono citazioni da Alan Ford, il dimenticato fumetto di Max Bunker. No, il problema è, allora, si magari possono... la gente pensa che siamo matti, sì, no? Esatto. Cioè, non bisogna mai dare per scontato. Questa è solo alta cultura, invece. Comunque fatto sta che la situazione al momento è questa, quindi il fatto di dire cambiamo così via è una possibilità, ma se non cambiamo lo devi contrattare, detto, però con la commissione questo cambiamento, no? Perché certo, devi contrattarlo con chi ti ha fatto la questione iniziale, il contratto assolutamente iniziale. Sì, è quello invece che ha detto Polinari, no? Vale a dire, ma se noi rinunciassimo a questi soldi, è certo che la propaganda lo passerà come un ma siete pazzi, no? Rinunciate ai soldi, no? E così via, è una cosa assurda. Ma in realtà non è che è una cosa così campatinaria, no? Dice sulla parte quantomeno di prestiti, perché Molinari ha specificato esattamente questo, no? Sulla parte quantomeno dei prestiti. Ma se noi questi stessi soldi li prendessimo a prestito nel modo normale, quindi senza condizioni e quindi con la libertà poi di poterli usare per qualsiasi cosa, che non fossero magari delle opere fatte tanto per farle, perché se no non ci danno i soldi, perché se no bisogna spendere, e che si focalizzassero su cose che tutto sommato servono davvero, vedi appunto per esempio tagliare le tasse sociali, ma non sarebbe mica meglio? Io credo che sia una riflessione che, ecco, Claudio, intanto, è degna di esistere. Intanto incombe la piccola pausa delle 10, però poi c'è un'altra questione, un paio poste dagli ascoltatori, poi se sei d'accordo magari apriamo anche le linee, sentiamo le telefonate e le domande messe via WhatsApp al 346-6427-756, qualcuno già ti voleva chiedere qualcosa, te ne do conto tra pochissimo, ma volevo anche farti una domanda io sull'ammontare complessivo di questo debito, no? Perché non era poca roba e mi risulta che siamo il paese europeo che si indebita di più con questo PNRR. Il secondo posto è sì. La grande maggioranza non le ha proprio presi, esattamente come il famoso mese pandemico, no? Appunto, dico, la Romania sembra che sia il secondo paese in classifica, ma ha una distanza galattica da noi, cioè 15 miliardi contro 120 e passa, se non vado errato, no? E come mai nessuno ne chiede conto di quella roba qua a quello che ci faceva piovere i quattrini in testa così graziosamente come rappresentava il fatto in prima pagina? Intanto però abbiamo una piccola pausa. Ha lavato il cervello un sacco di gente. Allora abbiamo un piccolo stacco, poi torniamo subito qua. Rieccoci qua. Allora, Claudio Borghi Aquilini con noi, tra poco apriremo anche le linee. Mi domandavo appunto perché sia così poco presente nel nostro dibattito questa cifra, no? Noi siamo il paese di gran lunga più indebitato in Europa per questa questione del PNRR. E poi stiamo dicendo adesso che non abbiamo la pubblica amministrazione in grado di gestire tutta questa potenziale spesa.
a ben al di là del discorso corruzione, mafia e via dicendo. Proprio nell'ABC, dando per scontato che la pubblica amministrazione sia trasparentissima e onesta, come spesso è del resto, questi hanno paura di firmare, non sono in grado, sono vecchi, sono anziani i pubblici dipendenti, quindi abbiamo una pubblica amministrazione incapace o timorosa di dover spendere cifre così ipergalattiche. Nel frattempo però la cifra ipergalattica ci resta sul groppone come debito, dovremmo ripagarla, no? Appunto, no, non è un grande affare messa così. E no, che non è un grande affare. È così scontato poi che noi riusciamo a ricontrattare con l'Unione Europea investimenti sani, intelligenti, alla Molinari, per capirci, o come intendevi tu prima? No, non è scontato comunque in ogni caso, anche se fosse, ripeto, non sarebbe niente di differente rispetto a quello che potremmo fare finanziandoci normalmente. Aggiungo una cosa su cui nessuno si è fermato. Ieri sera c'era la signora Appendino, quindi appunto in televisione su Rai 2 con me, influente, importante rappresentante del partito cui appartiene il mago della pioggia di soldi, no? Cioè vorrei dire Conte, e io ho fatto una semplice domanda, e c'erano anche altri importanti giornalisti, c'era un professore di economia, no? in studio, così via. Ma qualcuno sa forse dirmi a che tasso questo prestito, nella parte appunto dei titoli, delle robe a prestito, ci viene pagato? Ecco, è quello che ti chiede Beppe da Como questo punto proprio su via WhatsApp. A che tasso? Grazie Beppe, non è male, perché normalmente se tu entri a prendere un mutuo, no, la prima cosa che normalmente tu chiedi, anche semplicemente per fare il confronto tra due banche, no, per vedere a che tasso mi fai per questo mutuo. La risposta, diciamo, mirabile dell'Appendino è stata: me lo dica lei. Quindi questi prendono centinaia di miliardi di prestito senza sapere che tasso li prendono. Non lo sa nessuno. Io ho provato, se io guardo sul sito del Tesoro, c'è l'ultima tranche per il PNRR che era stata versata, e c'è scritto tasso da definirsi. Ma può mai essere una cosa che non solo ci sono tutte le cose che ho detto prima, no, sul fatto ma che non si sa a che tasso uno prende? Perché, cioè, intendiamoci, se il tasso fosse similare o non troppo diverso in generale da quello che avrebbe lo Stato italiano finanziandosi normalmente sul mercato dei capitali, quindi vendendo i suoi titoli di Stato. Ma perché? C'è la prima domanda, ma perché? Perché cosa, dov'è la mia convenienza? Cioè, io finisco a indebitarmi con un tasso simile a quello che otterrei semplicemente finanziandomi autonomamente, e mi porto dentro tutte queste assurdità, no? Tutte queste cose, queste complicazioni, il fatto che devo fare montagne di carte, il rischio di doverli restituire e similari, per niente. E questo senza nemmeno aggiungere il caso, che ancora non si è capito, se si sta trattando di debito privilegiato o no. Perché qualora il debito fosse da considerare, con l'Unione Europea fosse da considerarsi privilegiato, cioè in buona sostanza il rimborso di questo debito viene prima rispetto al rimborso dei BTP e similari, avete visto anche nel caso delle banche svizzere, che non è una cosa del tutto secondaria, no? Il fatto che uno nella classifica dei debitori sia prima o dopo, no? rispetto agli altri, beh, allora anche in quel caso sarebbe veramente una follia, no? Perché una roba che dovrebbe essere venduta con tasso a zero, no? Praticamente, viene fuori con un tasso
di mercato per il debito non privilegiato e oltretutto ti porti dietro tutte le condizionalità di cui abbiamo parlato prima. Allora, abbiamo Gianni da Roma che scrive al 346-6427-756 via WhatsApp per dire no a questa retorica benefattrice del PNRR. Ci vorrebbe un governo che concretizzasse la promessa elettorale del non ci faremo intimidire. Caro Borghi, le pare fattibile che questo governo così oggi effettivamente agisca? Temo che Giorgetta sia diventata più flessibile che rocciosa, scrive Gianni da Roma. Ma c'è anche una chiamata che sentiamo subito. Pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Giulio, un saluto a Claudio Borghi. È tragicomica, cioè che noi abbiamo i nostri onorevoli senatori che sanno perfettamente cosa è quello schifo del pernacchio europeo e anche il MES poi, tra l'altro, che io mi auguro che quando si andrà in Parlamento si prenda una registrazione del film di Edoardo De Filippo, che era insegnante di pernacchie, e si ci faccia una bella pernacchia, perché anche lì con la questione del MES bisogna finirla, perché oltretutto questi qui ci potrebbero anche richiedere un domani 100 miliardi sull'unghia da una settimana all'altra, così andiamo a migliorare la questione del PNR, che sappiamo benissimo che è una gran forcata, è un inno alla burocrazia più becera, no? Questa Unione Europea deve essere riformata completamente, non possiamo farci riformare noi come Lega, che abbiamo le persone giuste nei posti giusti. Allora, ti giro subito la parola. Intanto c'è notizia anche di un incendio, riguarda gli amici della Brianza, dall'inviata in là, un incendio enorme scoppiato ieri sera nel Parco delle Groane, tra Cesate e l'inviate, una cosa mai vista. Prima, dice un imprenditore che abita in una villetta lì della zona, stiamo tenendo d'occhio perché è veramente preoccupante. Saremo a un chilometro di distanza, il vento che soffia dovrebbe portarlo lontano, ma non ho mai visto un bagliore simile nel Parco delle Groane, che ormai è diventato purtroppo tristemente famoso perché è diventato una colonia di spacciatori nordafricani e di clienti integerrimi nostrani che vanno a recuperare droga. Anche in famiglia, c'è stato perfino un episodio di cronaca di una allegra famiglia che ha mandato la ragazzina diciottenne a fare rifornimento di cocaina per tutti. Comunque, chiudo la parentesi, torniamo al PNRR e alle domande poste dagli ascoltatori, Claudio. Insomma, quello che dice l'ascoltatore ovviamente insomma è comprensibile, anche per quello che riguarda il MES, direi che fino adesso abbiamo tenuto duro. Adesso non so se vi piacerà, vi dico come secondo me è la situazione. Allora, la situazione è che, per come la vedo io, Giorgia Meloni è consapevole di tutto. Dall'altra parte però pensa che non si possa fare la guerra al mondo, no, su ogni tipo di dossier, e credo che punti a un rivolgimento dell'Unione Europea delle prossime elezioni, che ormai sono vicine. Cioè, in buona sostanza, credo che l'idea sia, non è che io posso prendere e andare a fregare tutti, no, in questo momento, devo cercare di barcamenarmi tenendo botta su alcuni punti, magari cedendo su altri, no, e così via. E dall'altra parte aspettare di arrivare alle prossime elezioni europee confidando che ci sia un risultato tale per dare per la prima volta dopo secoli il cambiamento all'Unione Europea e passare dalla solita grossa coalizione PPE socialisti a un destra-centro, no, dove prevalgano gli eurocritici attuali. Volete che dica che è il piano più stupido del mondo? No, non mi sembra del tutto sbagliato, ecco, come impostazione. È ovvio che distinto vorrebbe dire mandateli a quel paese su qualsiasi cosa dicono e fanno, no? Non è del tutto sbagliato al momento, no? Secondo me la posizione. Dall'altra parte però, invece, perché queste cose sul PNRR non sono state
costantemente dette, ripetute, così, così, così. Secondo me è già un po' più triste la situazione, perché se ben vi ricordate, io l'avevo studiato ovviamente il PNRR in diretta mentre si stava formando, eravamo in lockdown, vi ricordate le dirette dal lago, quasi ogni giorno parlavo di MES e di PNRR, no? E nel mentre veniva, diciamo, congegnato, da subito, se ben vi ricordate, insomma, tutti i video lì da guardarsi, vi spiegavo come sarebbe stata la fregatura, che infatti è esattamente questa qua. Abbiamo fatto anche delle conferenze stampa per spiegarlo, insomma, prima del PNRR, prima che venisse chiusa, no, nella sua forma attuale. E similari ci sono anche con Salvini, dove dice sarà una grande fregatura, e similari. Poi, una volta chiuso, purtroppo la gente è caduta di fronte alla propaganda, cioè la pioggia di milioni, soldi, gli enti locali, i comuni affamati perché anni che non vedevano niente, cose di questo tipo. A un certo punto io sono convinto che anche nella testa dei politici che magari avevano capito, no, e così via, è partita una consapevolezza di dire: ma cosa facciamo noi a dire? La gente pensa che ci siano i soldi, come facciamo noi a fare quelli che dicono di no ai soldi? È una posizione che non ci paga. E quindi passiamo tristemente dal no, guardate che è una fregatura, ah, vabbè, tanto ci sono, facciamoli in modo efficiente, no? E così via. Questo è. Allora, abbiamo un'altra telefonata, 02 92 94 7222, e poi diamo una scorsa anche ai messaggi via WhatsApp 346 64 27 756. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, pronto, ciao Giulio, buongiorno. Mi è piaciuto prima quando ha detto quella frase, ma io sono 10, tu mi sei 7, allora facciamo che il nostro è e così la finiamo. Sembra una cosa semplice. Oltretutto sarebbe ancora una cosa più semplice, io non ti do la mazza, tu non mi dai la mazza e io mi tengo i soldi, che è ancora più semplice. Seconda domanda, Deutsche Bank, hanno parlato per un giorno, Deutsche Bank sull'orlo del fallimento, dei problemi, come aveva Credit Suisse e compagnia bella, e poi di Deutsche Bank non ha più parlato nessuno, forse perché è solamente tedesca. E su questo tema anche Raimondo da Padova scrive via WhatsApp: Deutsche Bank farà la fine di Credit Suisse, la nazionalizzeranno, è tornato tutto a posto, non se ne sente più parlare. E aggiunge sulla questione dei fondi europei: tutti i fondi che negli anni l'Italia ha dato all'Unione Europea non sarebbero da considerare debito dell'Unione Europea nei confronti degli italiani? Sempre Raimondo da Padova. Claudio. No, perché in realtà non viene considerato debito dell'Unione Europea nei nostri confronti, perché in realtà è solidarietà dell'Italia nei confronti dei membri più poveri dell'Unione Europea. L'Unione Europea mica se li ha tenuti, ovviamente, certo che se li ha tenuti per foraggiare tonnellate, palazzi meravigliosi costruiti, orde di burocrati, orde di lobbisti, no? Cose di questo tipo, se no con cosa li pagava? Ma formalmente questi funzionavano un po' come certe come certe associazioni benefiche, no? Cioè così via. Formalmente i soldi che dava in più l'Italia andavano a finire nelle cosiddette politiche di coesione, cioè vale a dire nei fondi aggiuntivi che venivano dati ai paesi più poveri, perché in realtà funzionava così, no? Cioè i paesi considerati ricchi avevano una contribuzione positiva, quindi pagavano di più di quello che ricevevano dall'Unione Europea, i paesi considerati poveri ricevevano di più rispetto a quello che pagavano. Il risultato però è abbastanza curioso, che come vi ho descritto tante volte, si divideva in paesi che pagavano ma avevano un vantaggio dall'avere euro, quindi per esempio la Germania, la Francia, no? Cose di questo tipo, e quindi certo anche la Germania
pagava, no? Per far diciamo come sbilancio fra quello che pagava e quello che riceveva, ma dall'altra parte aveva un vantaggio. Paesi che ricevevano, non so, l'Ungheria, la Grecia, no? Che erano svantaggiati dall'euro, no? Ma ricevevano dei soldi a sbilancio da parte dell'Unione Europea, ma anche la Spagna è stata ovviamente in questa categoria per molto tempo, Portogallo, e quindi in una maniera o nell'altra ci si comprava, diciamo così, no? la loro adesione. E poi c'era un fesso, che era l'Italia, che era quello che forse l'unico paese che era danneggiato dall'euro, ma che doveva in ogni caso pagare, no? Questo era la tripartizione della matrice di utilità all'interno dell'Unione Europea, ed è ancora così. Per quanto riguarda il fatto di dire, vabbè, ma certo è una bella idea dire che gli diamo trasbilancio, è certo, ma poi se manteniamo solo il trasbilancio, tutto il loro potere di poterci puntare il dito contro dicendo tu devi fare questo, devi fare quest'altro, svanisce. Quando mai uno che ha un potere ne rinuncia? Allora, un'altra telefonata, 02 92 94 7222. Un po' di minuti ce li abbiamo ancora. Chi vuole intervenire con Claudio Borghi Aquilini può farlo in diretta. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Chiamo dal Veneto. Prego. Avevo due domande da fare all'onorevole Borghi. La prima è, l'articolo 3 della Costituzione praticamente è un programma di governo, sostanzialmente, e voglio sapere come si concilia quell'articolo, quello sostenuto in quell'articolo là, con il 40% degli elettori, cioè della gente che va a votare. Come possono conciliarsi queste due cose? In che senso, scusi? Seconda domanda. In che senso col 40%? Col fatto dell'astensionismo? Vanno eliminati tutti gli ostacoli che impediscono la partecipazione all'economia e alla vita economica e sociale dei cittadini. Politica, economica e sociale. Sì, se solo il 40% va a votare, vuol dire che ci sono parecchi ostacoli perché questa gente non va a votare. Beh, l'ostacolo principale è che uno non c'ha voglia di andare e non va. Se non ha voglia, molto probabilmente è perché c'è qualche cosa che non c'entra. Comunque, la seconda domanda che volevo fare è questa. Ho sentito spesso Borghi in queste trasmissioni dire che i cittadini pretendono che uno vada lì e nel giro di poco cambi le cose, cioè che le cose cambino in breve tempo, mentre invece il processo di cambiamento è lungo e così. Allora, stessa domanda, come si concilia questo discorso con la separazione del tesoro della Banca d'Italia, cioè del fatto di non poter più stampare denaro, che è successo con una lettera sostanzialmente. Di come Amato è riuscito in una notte a svuotare un po' di conti correnti senza bisogno di tempi lunghissimi, di come la Fornero è riuscita a cambiare una legge, cioè come si concilia il fatto di dire ci vogliono tempi, quando poi invece quando dobbiamo prenderlo, vabbè, lasciamo perdere dove, ci vuole solo una firmetta, una lettera, una notte. Ecco, grazie. Bene, intanto c'è anche un audio messaggio, lo sentiamo subito. Ciao Giulio, ascoltando Borghi Aquilini mi ritornano in mente le parole di Bossi quando diceva che il tavolo della Comunità Europea, un tavolo tra virgolette da gioco, troppo caro per le nostre tasche. Beh, a questo punto mi chiedo se conviene continuare a restare seduti a quel tavolo da gioco, se conviene salutare tutti quanti, rimanendo in buoni rapporti ovviamente, e cambiare gioco, insomma. Ciao, grazie, Giovanni da Bergamo. Saluti a Giovanni e altra chiamata, poi la parola a Claudio Borghi Aquilini, chiamata in diretta. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao, sono Dario da Genova, buongiorno senatore. Guardi, volevo sapere cosa ne pensava della secondo mia umilissima idea. Io condivido l'idea dell'ottimo Molinari, del nostro capogruppo alla Camera, cioè perché per forza bisogna spendere a qualunque costo quando non si fa bene cosa spendere, o perché se sono fatti male
dei soldi che tra l'altro sono tutti quanti esclusivamente a debito, piuttosto è meglio non spendere niente e non fare ulteriore debito, che veramente cioè quella di prendere le cose così proprio di stranguzione a forza, quando in realtà non sarebbero fatte bene, non lo so, per già siamo oberati dal debito, abbiamo record dei record. Bene, grazie al nostro amico da Genova, Claudio. Beh, innanzitutto cioè, è sempre bello quando chiama qualcuno da qualche parte d'Italia, perché c'è sempre un'espressione che vale la pena rimanere, cioè a strangussone, no? Rende secondo me perfettamente l'idea, no? Perché dobbiamo fare le cose a strangussone, va bene. Dunque partirei però prima da l'interessantissima riflessione, cioè che io perlomeno io la trovo tale, del primo ascoltatore, no? Vale a dire, ma perché le porcate si fanno molto velocemente e invece il resto richiede sempre tempi lunghissimi, no? Per sistemare. Beh, il principio analogo del perché per costruire una casa ci si mette un sacco di tempo, perché per buttarla giù basta una carica di dinamite, no? Cioè, sinceramente, distruggere è molto più facile che costruire, e soprattutto però va detto una cosa, che i momenti definenti, diciamo così, no? Della nostra storia in cui le cose sono state fatte, non è che arrivavano dal nulla. Per la maggior parte dei casi anche lì c'erano state delle lunghissime preparazioni. Ma immaginate la Comunità Economica Europea, l'euro e così questo tipo, mica sono arrivati dalla mattina alla sera. Cioè, c'è stato un piano portato avanti in maniera fenomenale, devo dire, perché cioè, a un certo punto, anche quando le cose sono negative, però se sono fatte bene, a un certo punto uno va detto, cioè non è che se la squadra avversaria fa il gol più bello della vita perché è quello contro di noi, perché la squadra avversaria deve dire che il gol non è stato bello. Il piano è stato un piano di enorme successo, quello di cominciare a costruire la storia, cominciare a partire con tutta la propaganda dei popoli fratelli, cominciare prima a ficcargli dentro tutte delle robe che poi man mano ti facevano piacere la cosa, e ricordate l'Interrail e l'Erasmus e tutte queste cose potenzialmente positive, no? Per far crescere il sentimento di fratellanza. Avere i soldi per fare anche robe tipo giochi senza frontiere, no? cioè, sembrano tutte cazzate, ma facevano tutta parte, no? Di tutto un disegno di dire, ecco, noi siamo assieme, siamo amici, siamo fratelli. E poi una volta che sono tutti dentro, tac, arriva la fregatura, arriva la moneta unica, no? Dopo, una volta che tu sei tirato dentro da questo treno di entusiasmo, no, e così via, organizzato non in un momento, organizzato in anni precedenti di propaganda, poi è difficile tornare indietro. Cioè, cosa credete, che se all'epoca ci fosse stato da fare il referendum se vi va bene entrare nell'euro oppure uscire, cosa avrebbero votato gli italiani? Ma avrebbero votato in massa a favore? Perché tanto c'era un treno ben avviato. Gli unici che hanno avuto le palle, non gli unici, però qualcuno di quelli che hanno avuto le palle per capire la situazione, cosa implicava, sono stati gli amici della Gran Bretagna, che a un certo punto hanno detto no grazie, noi ci teniamo la nostra sterlina, e guarda caso sono anche stati i primi che anche grazie a questa maggior libertà che avevano dall'aver mantenuto la propria moneta, poi se ne sono andati. Quindi capite che non è una cosa semplicissima, quindi anche lì il PNRR, no? C'era tutta una serie di propagande, di programmi che già erano in corso da tempo sul fatto della cosa, poi si è colto l'occasione della pandemia e poi in ogni caso erano al governo loro. Cioè,
sono cose che partono da lontano, ecco, mettiamola così, no? Bisogna prima costruire un consenso e poi non dimenticare che non basta avere la maggioranza in Parlamento, i palazzi sono tanti, a partire da quello della Presidenza della Repubblica. Avete visto come il nostro benamatissimo Presidente, no, che è passato sopra qualsiasi genere di porcata fatta dai governi quando c'era la sinistra, si è subito affrettato a richiamare il Presidente per parlare del PNRR, perché insomma adesso quello non è un palazzo che conta meno degli altri, anzi direi che conta di più. Quindi allora, Claudio, quelli là hanno governato per 10 anni e hanno tenuto botta occupando tutti i posti. Noi siamo lì da 5 mesi, ci vuole più tempo. Facciamo in tempo a prendere l'ultima telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Susanna, mi approfitto dell'ospite. Dunque, volevo dire che la Meloni ha fatto un'involuzione a 360 gradi ed è prona all'UE, accetta il vincolo esterno, accetta tutto quello che le dice di fare all'UE, ma non perché vuole fare la diplomatica, ma perché semplicemente vuole tenersi il suo posto. Quello che mi fa impressione è sentire la Lega che l'appoggia, così come abbiamo appoggiato con lo schifoso Draghi, addirittura Salvini, la cosa che mi disturbava di più, lo incensava perfino, e qui stiamo seguendo le stesse politiche, anzi forse peggio, perché è una delusione maggiore vedere fare un'inversione a unetta. Detto questo, mi domando, non ricordo più il nome dell'ospite, comunque volevo dire che stiamo mandando le armi. Come può fare la Lega ad accettare questo discorso delle armi? Io non lo riesco ad accettare e non posso capire come ancora una volta, per avere le seggioline, stiamo appoggiando un governo che fa veramente vomitare. Bene. Adesso non esageriamo, comunque sono le 10:28, prego Claudio. Ma l'ascoltatore ha detto una cosa molto semplice, no? Ha detto la Meloni ha fatto un'inversione, suppongo intendesse a 180. Non a 360, perché 360 sarebbe una piroetta e poi dopo ricomincerebbe come prima. Meloni ha fatto un'inversione a 180 perché vuol tenere il posto. Non è banale, Cioè. Cosa succede se uno non tiene il posto? Vorrei ricordare che quando in passato noi non abbiamo tenuto il posto perché non eravamo d'accordo su quello che stavano facendo la maggioranza dei 5 Stelle e oltretutto, diciamo, la quota Mattarella, diciamo così, no? Dal ministro dell'economia in giù, e quindi noi non abbiamo tenuto le seggioline, che erano oltretutto di più di quelle che ci sono adesso, e ce ne siamo andati. Dall'altra parte c'è stato un PD che ha tappato lo champagne e da lì è seguito tutto il disastro successivo. Cara signora, non è semplice, nel senso che tu in questo momento hai una forza che è quella che ci avete dato, che è quella di un partito che alle elezioni ha preso l'8% e che ha forse più deputati e senatori di quell'8%, ma che è decisivo nel governo, senza dubbio. Però tu, per essere decisivo nel governo, dirà: guarda, no, allora io mi impongo, no, le cose che faccio, devi essere pronto eventualmente anche a far saltare tutto, no? Esattamente come è successo con il primo governo Conte. Solo che poi, se fai saltare tutto, basta che tu sai che è possibile che finché al Quirinale c'è uno che è diciamo non esattamente della tua parte politica, le cose vengano congegnate in modo tale che tu rimani fuori e il resto del mondo va avanti senza di te. E poi le conseguenze che cosa sono? Sono che arrivano per 3 anni a dire: ecco, siete stati dei cretini, potevate stare lì almeno a controllare, no? E così via, e invece ci avete lasciato nelle mani di Gentiloni, nelle mani di Franceschini, nelle mani di Draghi.
Non è semplice, io potrei anche essere dalla sua, cioè nel senso opposizione perenne a tutti e a qualsiasi cosa, no? E così via. Bello facile, cioè nel senso la gente ti applaude, dice cazzo, hai visto come gliel'hai cantate bene, no? E segnalare, però intanto gli altri fanno delle porcherie senza limiti, senza controllo e senza possibilità di dire nulla. Vale la pena? Non è semplice, allora. Signora, guardi, glielo dice uno che non è sospettabile di essere il primo che va a chiedere il compromesso, no? O cose di questo tipo. Qualcosa stiamo facendo, però, guardi, che tanto per dire il MES, che forse è la cosa più importante, sarebbe già stato firmato e ratificato 100.000 volte se non ci fossimo stati noi. Il catasto sarebbe già dentro nella delega fiscale, insomma, sarebbero innumerevoli le cose, secondo me, che sarebbero successe. Il certificato europeo di filiazione, no? Quindi tutte quelle robe sarebbe legge. Beh, Claudia, dobbiamo salutarci qua. Qualcosa facciamo. Dobbiamo salutarci qua solo per questione di tempo. Intanto io ne approfitto per augurarti buona Pasqua e grazie, ci sentiamo la settimana successiva come minimo. Intanto grazie a Claudio Borghi Aquilini. Grazie mille. Non Claudio. Credo, per essere sicuro, comunque non credo il martedì di esserci, te lo dico subito già dall'inizio, perché credo di essere a Washington per una conferenza fra i rappresentanti dei vari parlamenti. Bene, comunque ci organizzeremo in ogni caso. Intanto grazie a Claudio Borghi Aquilini, grazie mille. Avete ascoltato Scuola di Magia.